Buongiorno carissimi e carissime, oggi 14 giugno è una festa importante per la Chiesa. In questa domenica celebriamo la solennità del Corpus Domini. Corpus Domini, che significa corpo del Signore. Ecco, questa parola, questa realtà, ci fa venire subito alla mente la comunione, il corpo di Cristo. C'è un momento nella messa in cui ci si mette in fila, magari non in questo periodo un po' particolare, ci si mette in fila per ricevere il corpo di Cristo. Questo per noi cristiani è importantissimo, perché possiamo dire così, per noi ricevere il corpo di Cristo non è un atto simbolico, ma noi sappiamo di ricevere un pane consacrato, un pane che è corpo e che è realmente corpo. Lo è veramente, noi non siamo dei creduloni, ma abbiamo fede nelle parole di Cristo. Cristo il quale disse nell'ultima cena, questo è il mio corpo. E allora quando il sacerdote ripresenta questo mistero, questa bellezza, ecco che allora quel pane che ha fra le mani si trasforma, per mezzo dello Spirito Santo e diventa realmente corpo di Cristo. Allora noi abbiamo fra le mani quello che viene anche chiamato nella sequenza di questo giorno il pane degli angeli. Abbiamo fra le mani il pane di coloro che stanno nel cielo. E allora la bellezza credo sia questa, che fare la comunione unisce il cielo, cioè Dio, alla terra, cioè agli uomini. Allora siamo davvero intimamente legati al cielo, siamo intimamente legati a Dio. E per il mistero grande della Trinità, che abbiamo così un po' raccontato settimana scorsa, siamo intimamente legati a tutte le persone, cioè a Cristo che riceviamo nel sacramento, siamo legati quindi al Padre e allo Spirito Santo, il quale soffia e ci fa davvero tutti fratelli. Cioè tutti noi che riceviamo il corpo di Cristo, tutti noi battezzati, ecco che ci raduniamo per la Santa Messa, formiamo un solo corpo. Tutta la Chiesa, tutti i battezzati formano un solo corpo, proprio per questa scelta, la scelta dell'essere immersi in Cristo per vivere la vita battesimale, morire con Lui e con Lui risorgere. Allora in questa sequenza del Corpus Domini emergono i due significati più grandi del corpo di Cristo, quindi del pane consacrato che noi mangiamo. Il primo è questo. Con una frase viene descritto: in Isacco dato a morte nell'agnello della Pasqua. Ecco, qui vediamo proprio il sacrificio. Conoscete la storia di Isacco? Isacco, figlio di Abramo, che viene portato dal padre su una montagna per essere offerto al Signore, per essere sacrificato. Sembra un po' crudele questa cosa, ma in realtà nasconde un'altra storia, cioè la storia stessa di Dio, perché il Padre stesso ha dato suo figlio in sacrificio per il peccato. Gesù Cristo è stato sacrificato, vedete? C'è proprio una corrispondenza con Isacco ed è stato sacrificato non perché per crudeltà, diciamo, ma per fede. Infatti ad Abramo fu chiesto di sacrificare Isacco. E Dio vide la fede di Abramo. Che bellezza! Allora, dietro questa azione sacrificale vi è una fede grande. E infatti, di fronte a una grande fede, la fede di Abramo, Dio stesso fermò la sua mano e diede a lui un ariete per il sacrificio. Allora, il primo significato dei due che vi vorrei raccontare del corpo di Cristo è proprio un significato sacrificale, cioè
dietro quel pane, dietro quell'ostia consacrata, noi vediamo la croce, cioè il sacrificio di Cristo. Quando noi partecipiamo a questa comunione, ecco, viviamo anche noi in fondo questo sacrificio, perché diciamo, anche noi spiritualmente, ma a qualcuno è chiesto anche fisicamente, siamo parte, vogliamo essere sacrificio gradito a Dio. E con Cristo ci mettiamo per andare verso il Padre, come un sacrificio. Il secondo significato bello dell'Eucaristia, del corpo di Cristo, è il significato della comunione, cioè della relazione. Allora abbiamo detto prima che mangiare il corpo di Cristo ci mette in comunione davvero, realmente, veramente, sostanzialmente con Dio stesso. E mangiare la comunione, se ci pensate bene, ci mette anche in comunione fra di noi. Allora è qualcuno di grande, è qualcuno di divino, possiamo dire, che ci mette in comunione. Non è tanto l'amicizia fra di noi, non è tanto il sorrisino che ci facciamo, che fa sempre piacere, intendiamoci, ma è qualcosa di più profondo che ci unisce. È la fede nel Cristo. Allora, la fede in Cristo che ci porta alla comunione con tutto Dio, ci fa essere in relazione, ci fa essere fratelli, ci fa essere persone che si guardano con uno sguardo che è uno sguardo quasi divino, perché è accompagnato, ecco, dalla mano di Cristo, dal suo cuore. E allora fare la comunione un po' ci trasforma, ecco, ci deve trasformare per essere persone di Chiesa. Essere di Chiesa non significa essere di un club esclusivo, ma Chiesa significa chiamata, raduno, assemblea. Allora ai tempi, quando iniziò la Chiesa, dicevano «Venite, è la Chiesa!» È come dire «Venite, raduniamoci ed uniamoci al corpo di Cristo, uniamoci a Cristo, perché quel corpo faccia di noi un corpo». Allora tutti noi siamo parte del grande corpo della Chiesa. Ciascuno di noi per la sua parte, ciascuno di noi per quello che è, per ciò che è, e Dio gradisce tutto ciò che noi siamo, perché Egli ci ama. Allora un saluto e un arrivederci prossimamente.